Domanda, il vintage è sempre attuale? Beh, con un gioco di parole vi presentiamo il nuovo Rai Concept X che ha nel design il suo punto di forza e quindi la risposta è sì, perché vintage lo è solo nel look, perché la sostanza è quella di un casco moderno, senza dimenticare tutti i contenuti tecnici a partire dalla calotta e dal sistema visiera VAS VC. Costa 599 euro in tinta unita, 100 euro in più in colorazione e design. Andiamo a conoscerlo insieme. Considerato il look decisamente vintage, l'acquirente tipo della Rai Concept X sarà probabilmente il proprietario di una Modern Classic, oppure di una moto del passato perfettamente restaurata. Adatto anche all'abbinamento con naked non troppo sportive, piacerà ai numerosi cultori del marchio Rai e a chi ha una spiccata sensibilità estetica. Nella versione su base gialla l'impatto estetico è molto forte. Ben riuscita anche la versione con decorazione grafica bianca e bordo nero. Il logo nella parte frontale riprende quello originario Rai, con le iniziali del fondatore Hirotake Rai, realizzate con un carattere particolare e suggestivo. Peripherally belted e complex laminate construction, un nome lunghissimo che descrive la tecnica di costruzione della calotta, volta a evitare che l'energia di un eventuale impatto si concentri su un singolo punto o che si creino appigli. L'obiettivo è distribuire l'energia su una superficie il più possibile ampia. La scelta di materiali particolarmente leggeri a parità di resistenza è un'altra delle novità di questo casco. Le sei taglie a disposizione dalla XS alla XXL sono garantite dalle tre diverse misure di calotte esterne. La calotta interna è realizzata in un solo pezzo in EPS a 5 densità differenziate per ottimizzare l'assorbimento. Una soluzione che solo Rai è in grado di offrire. Gli interni sono in materiale antibatterico, lavabili facilmente con acqua tiepida e sapone neutro. Guanciali e calottina sono rimovibili e sono anche disponibili in varie misure per adattare perfettamente alla calzata. Non solo, sulle tempie è anche possibile inserire o rimuovere spessori da 5 mm per una ulteriore personalizzazione. Non manca un apposito spazio per alloggiare gli altoparlanti dei sistemi di comunicazione. Il sistema di ritenzione in acciaio inossidabile vede i classici due anelli con quello esterno sagomato a L per ottimizzare la sovrapposizione. Anche questo un sistema brevettato da Rai e poi negli anni utilizzato da tutti i costruttori. Utilissimo in caso di incidente il sistema di rilascio di emergenza IRS, che permette, tirando la linguetta arancione dedicata, di rimuovere i guanciali, preservando il collo del motociclista da pericolosi scuotimenti e pressioni e riducendo il rischio di lesioni. Molto complessa la gestione dei flussi d'aria, organizzati in modo da offrire una ventilazione estesa ed efficace. Per preservare la pulizia del design, Rai ha deciso di non utilizzare prese di aerazione sulla calotta. In compenso sono presenti numerosi punti di ingresso e di uscita dell'aria. Ad esempio, i sei fori nella zona della mentoniera possono essere aperti o chiusi tramite una griglia all'interno. Alle due prese d'aria frontali superiori, ottenute senza intaccare la calotta, corrispondono gli estrattori posteriori, che sfruttano l'effetto Venturi per velocizzare il flusso d'aria. Non manca una bocchetta di estrazione dell'aria nella zona inferiore del casco. Caratterizzata da una superficie ampia e molto efficiente per quanto riguarda le distorsioni ottiche, la visiera VAS Max Vision ospita due prese d'aria, che alimentano il condotto di ventilazione principale. Il sistema di chiusura deriva dai caschi di Formula 1 e permette di alzare di un paio di millimetri la visiera, tramite un tocco sul grilletto di ritenuta posto sulla sinistra. L'obiettivo? Aerare, per evitare l'appannamento. Obiettivo a cui concorre la lente Pinlock Max Vision da fissare all'interno della visiera in caso di forte umidità esterna.
La lente Pinlock è più ampia di una lente Pinlock standard e si monta a filo della visiera. La visiera Pinlock Max Vision, per evitare l'appannamento della visiera, è inclusa nella confezione. I guanciali del casco sono dotati di tasche per l'alloggiamento di un sistema intercom. Con i suoi 1550 grammi di peso dichiarato, soggetti a variazione di 50 grammi in più o in meno, la RAI Concept X si colloca in una fascia ponderale intermedia, né leggero né pesante. Il marchio RAI è da sempre garanzia di qualità, per quanto, a fronte di un prezzo di listino, non certo alla portata di tutte le tasche. I punti di forza del Concept X sono numerosi. Sicuramente l'estetica è uno di questi, insieme all'ampia gamma di combinazioni cromatiche, che sono addirittura 9. Si spazia dalla tinta unita, nero opaco, grigio e bianco, alle basi con decorazione, tra cui quella gialla che spicca proprio per piacevolezza. Non all'altezza del blasone RAI sono però le placche in plastica di fissaggio della visiera. Hanno un aspetto un po' dozzinale che stride con le finiture generali di alta qualità. Il sistema di apertura della visiera è posto sulla sinistra ed è facile da gestire anche con i guanti. Tuttavia, lo sgancio di 2 mm, pensato per evitare l'appannamento, non è del tutto funzionale. Sempre parlando di visiera, le due prese d'aria superiori non sono cambiate negli anni e nonostante tutto continuano a funzionare molto bene e possono essere regolate su due diverse inclinazioni per variare il flusso dell'aria che passa all'interno del casco. Calzata ottima, il Concept X veste bene e asseconda la conformazione della mia testa. La parte anteriore e il paranaso non entrano in contatto con naso e mento, cosa non da poco. Capisco che un casco è adatto poi alla mia testa quando non percepisco mai il disagio nella zona frontale e nella zona parietale. È ampio lo spazio per le orecchie, che apprezzo sempre molto. Ho avuto l'occasione di provare il Concept X con diverse tipologie di moto durante una presentazione e ho guidato sia sport touring che naked, e in particolare la F900R, e l'aria arriva dritta sul muso. Però il profilo del casco senza pendici aerodinamiche si comporta molto bene e ti aiuta a capire quanto anche sia ben studiata l'aerazione. L'interno rimane sempre fresco. Consiglio di aprire solo parzialmente la presa sulla mentoniera, perché altrimenti l'aria che arriva direttamente sul viso è davvero molta. Continuo ad apprezzare la chiusura a doppio anello che permette una perfetta regolazione. Mi piace l'ampiezza della visuale offerta dalla visiera e per nulla disturbata dalla presenza degli attacchi del pin lock, che per noi motociclisti è fondamentale per avere sempre la massima sicurezza nella guida. L'unica cosa che potrebbe impreziosire ulteriormente la qualità di questo casco, ma è un po' uno standard della famiglia RAI, che mi piacerebbe avere la visiera regolabile su diverse altezze. Detto questo, ancora una volta il marchio giapponese conferma di essere all'altezza delle aspettative. Ciao e alla prossima!